Due genitori arrivano disperati dal terapeuta. Hanno scoperto che la figlia adolescente si abbuffa e vomita in modo consapevole e compiaciuto. Abbiamo provato di tutto, dicono, a darle spiegazioni, a chiederle a lei, a cercare di controllarla, a urlarle contro. Nulla ha funzionato. Sono preoccupati ed è evidente il perché. Il comportamento della figlia, già preoccupante di suo, si sta anche evidenziando sul suo corpo. Il terapeuta ascolta attentamente, chiede dettagli e poi dice la sua. Penso di potervi aiutare, di poterlo fare anche in tempi brevi, ma dovrete fare ciò che vi chiedo. Non è nulla di difficile, forse è giusto un po' bizzarro, ma se mi seguite fino in fondo vedrete dei risultati. I genitori, ormai disposti a tutto, annuiscono in silenzio. Nelle prossime 2 settimane, ad ogni pasto, dovrete andare da vostra figlia e porle questa domanda. Cosa vuoi oggi da mangiare e vomitare? I due esclamano sorpresi, ma dobbiamo chiederglielo noi? E il terapeuta annuisce. 2 settimane dopo, i due tornano con una novità. La ragazza è rimasta sorpresa da questa richiesta, anzi di più, velocemente si è arrabbiata, non capendo la natura di questa domanda. Ma i genitori non hanno mollato, hanno continuato imperterriti, anche quando lei ha preso il cibo e l'ha nascosto nell'armadio. Il terapeuta si congratula e l'invita a proseguire, tanto che nel giro di un altro incontro il comportamento si riduce ulteriormente. Sia le abbuffate che il vomito si riducono sensibilmente, tanto che la ragazza dice ai genitori che le hanno rovinato tutto. Il problema non si risolve così, ma è lo sblocco per far venire la ragazza in terapia, di fronte al terapeuta. Gli incontri successivi serviranno infatti per far sparire del tutto abbuffate e vomitate. È un bel caso trattato da Giorgio Nardone e che si trova nel libro Al di là dell'odio e dell'amore per il cibo. È interessante per vari motivi. Ad esempio mostra un caso di terapia breve, sistemica, indiretta, cioè terapia dove non c'è il paziente designato dentro la sala del terapeuta e si usa il sistema, in questo caso i genitori, per produrre in lui un cambiamento. Mostra anche il processo che viene seguito. I genitori vengono eletti a coterapeuti con lo scopo di portare in seduta la paziente, la figlia, ma anche col risultato di andare a produrre una notevole riduzione del comportamento sintomatico. È interessante anche dal punto di vista della tecnica utilizzata. È un'ingiunzione paradossale dove si chiede alla persona che presenta il sintomo di metterlo volontariamente in atto. È un intervento interessante perché si può leggerlo a più livelli. Da un lato la prescrizione interrompe i comportamenti disfunzionali dei genitori che, seppur animati da un comprensibile e corretto buon senso, rischiamo di mantenere in vita il problema. L'altro mostra come chiedere alla persona di mettere in atto ciò che noi riteniamo come problematico finisce per ridefinirlo. E questo potremmo immaginare che avviene sia a un livello individuale che a un livello relazionale. A livello relazionale il comportamento messo in atto volontariamente, anzi sotto richiesta ai genitori, perde la connotazione proprio di definire il ruolo tra genitori e ragazza. Ad esempio, non è più una forma di espressione di autonomia e di potere se sono io a chiederti di farlo. Mentre a livello individuale ridefinisce il rapporto tra sé e quel comportamento. Se prima vomitare ha anche un piacere per via della sua trasgressività e non solo, adesso che è una richiesta esterna, quel piacere è stato rovinato. Ovviamente queste sono idee e riflessioni che condividono perché possono essere messe a servizio della pratica. Ricorda infatti sempre che le ipotesi devono essere utili più per il loro valore nella pratica stessa che per una mera abbuffata cognitiva.